Un salutissimo agli amici di Mitico Snake. Allora ragazzi, video diverso dal solito perché in questo video andrò a cambiare qualcosina. Allora, intanto dalla seconda inquadratura qui sul tavolo potete vedere il mio zaino high tech. Quindi, perché questo? Beh, allora vi faccio solo vedere una cosina se riesco a recuperarla senza farvi notare nulla, miei cari amici. Allora, vi faccio vedere solo il logo, ok? HP Omen, ve lo faccio vedere anche da quest'altra inquadratura, ok? Quindi ragazzi, vi dico che non è un computer, ma è una cosa che ho acquistato direttamente in negozio. Ma detto questo, noi ci vediamo direttamente subito dopo la sigla. Allora, miei cari amici di Mitico Snake, sì, lo so, avete pensato ad un computer con HP Omen, ma non è così. Vi faccio subito vedere un po' questa cosa dalla seconda inquadratura. Allora, guardate un po' il mio zaino, ve lo ricordate? Lo zaino Amazon Basics che ho comprato qualche tempo fa su Amazon, vi ho portato anche un video a riguardo, però guardate un po' come è ridotto. Vi faccio vedere qui, abbiamo la cerniera che è totalmente danneggiata, ok? Quindi si è tolto anche un gancio di questi qua che andava a chiudere lo zaino, e oltretutto che abbiamo il manico che quasi si è scucito, e la stessa cosa è capitata anche sullo spallaccio. Quindi il mio zaino high tech messo veramente molto molto male. Quindi allora che ho fatto? Mi sono recato in un negozio e ho detto, perché non comprare uno zaino nuovo? Infatti ragazzi, guardate un po', vi faccio vedere, per questo vi ho fatto vedere il logo HP Omen, sì, perché ragazzi questo zaino mi è stato subito all'occhio. Vi faccio vedere il logo da questa inquadratura, Omen, ve lo faccio vedere anche da qui, HP Omen, non so se riuscite a vederlo. E credetemi ragazzi, uno zaino che mi ha convinto sin da subito. Allora, questo video, beh, in questo video andrò a fare direttamente il cambio da uno all'altro. Quindi io ancora lo devo vedere questo zaino, l'ho comprato, l'ho messo nel veicolo e me lo sono portato qui in camera. Allora, vediamo un po', andiamo subito ad aprirlo. E allora, cerniera posteriore. Ah, bene, ok, cerniera posteriore, qui ragazzi abbiamo subito lo spazio per il computer. Intanto qui abbiamo anche la Chromecast e la tenevo nel veicolo, mi sono dimenticato di toglierla. Allora, sì, ok, dai, allora andiamo subito a prendere il computer dalla... ci stanno un po' di cosette qui, va bene. Allora, il computer lo prendo da questo zaino ed eccolo qua, il mio carissimo fido ThinkPad X230. Ok, sì, dai, ci sta a pieno. Quindi direi che questa parte qui la posso anche già chiudere, perché io, cioè, oltre al computer non ho tablet, non ho più nulla. Quindi, beh, solo il computer al momento va bene. Poi forse posso mettere al suo fianco l'alimentatore, forse sì, sperando che non mi dia alcun fastidio sulla schiena quando lo metto. Allora, sistemiamo al meglio la cavetteria, ok? Devo vedere, magari la metto sulla parte anteriore, questa cosa la devo vedere un po', magari dopo la valuterò. Al momento mettiamo qui, vediamo. No, vabbè, togliamola perché mi crea dei fastidi. Quindi per il momento la zona computer è completa. Andiamo all'interno e vediamo l'altra cerniera, l'altro spazio, e vediamo un po'. Allora, qui ragazzi, sì, secondo scompartimento, vediamo un attimino, togliamo le cartacce che non servono più, buttiamo a terra, ma chi se ne frega, dopo tolgo tutto. Ok raga, qui, beh, vi faccio vedere tutto da quest'altra inquadratura. Allora, qui abbiamo uno spazio, vedete? Questo a me potrebbe servire molto, perché io qui per esempio posso mettere una tastiera e posso mettere la mia fidatissima tastiera Logitech. Quindi eccola qui, la conoscete tutti, trovate il video a riguardo, la vado a piazzare qui dentro. Sì, ok, dai, ci sta, ci sta. Quindi la mettiamo qui dentro al contrario, togliamo un attimo questo alimentatore e vediamo un po' cos'altro possiamo mettere.
Ok, anche un mouse, perché qui abbiamo anche una tasca per i mouse all'interno. Ok, quindi non so se riuscite a vedere, magari eccola qui, i mouse e lo vado a mettere al suo interno. Dai, devo dire che è una cosa fatta abbastanza bene. E poi, ok, abbiamo tante altre cosine che possiamo inserire, non solo il mouse. Per esempio, in queste piccole taschine qua, io posso metterci anche tutti quegli accessori che riguardano la fotocamera. Quindi fotocamera, cavetteria che riguarda la fotocamera, ok. E qui, per esempio, vedete, nell'altra taschina io posso mettere questi due alimentatori della mia Canon. Ed eccoli qua. Quindi metto la cavetteria della Canon, perfetto, ok. E qui posso mettere, magari insieme al mouse, l'alimentatore della mia Mi Band, che al momento è anche scarica. Cosa abbiamo più? Vediamo un po'. Oddio, ragazzi, vedo che qui ci stanno un bel po' di cosette. Un bel po' di cosette. Allora, come già sapete, io ho anche un alimentatore. Qui abbiamo anche, ah sì, lubrificante per cubi. Ok, non è una cosa tecnologica, però, beh, sì, i cubi, ragazzi, viaggiano sempre con me perché un buon allenamento ci sta sempre. Allora, lubrificante per cubi lo metto nella stessa tasca del mouse, tanto non mi crea problemi. Ok, quindi l'ho già piazzata e andiamo avanti. Qui mi dice che possiamo anche inserire cuffie, però sono scettico della cosa. Forse, vediamo un attimo. Abbiamo anche un'altra piccola cerniera alla fine. Non so se riuscite a vederla, questa qui qua in basso. Ok. Magari tutte quelle piccole cose che io utilizzo raramente le posso mettere lì dentro. Ok, mettiamo qui. E richiudiamo. Adesso andiamo a prendere anche un'altra cosa che io porto con me, ovvero lo stabilizzatore elettronico. Ok, e lo stabilizzatore elettronico lo posso mettere nella tasca dove ho piazzato la mia tastiera. Infatti, ecco qua, ci sta proprio a pennello. Quindi, ragazzi, sto sistemando tutto con voi. Adesso andiamo a prendere tutte le altre cosette. Abbiamo un po' di cavetteria, i cubi con cui mi alleno. Allora, la cavetteria forse io la posso piazzare qua in alto, quindi la cavetteria posso metterla qui. Ok, perfetto, ci sta pieno. Quindi cavetteria, alimentatori nella tasca superiore. Oddio, ragazzi, devo dire che non mi aspettavo tutto ciò, ma questo zaino ha veramente molte molte tasche. Quindi, ok, andiamo a recuperare tutta la cavetteria, alimentatori, adattatori, ok, anche cavetteria da lavoro. Beh, devo dire che sì, la metto qua nella parte alta. Perfetto, non mi creano nessun fastidio. Vediamo la seconda tasca. Beh, devo dire che la seconda tasca, devo dire che seconda tasca, vediamo un po', e forse qui sotto potrebbe andarci la fotocamera. No, forse la fotocamera la metto all'interno e qui sotto posso metterci, anzi no, la fotocamera la possiamo mettere qui. Allora, variamo subito una cosa. Qui sotto posso metterci i due alimentatori delle batterie della Canon con il proprio cavetto. Quindi, ragazzi, ho variato una cosa proprio così al momento, eh? Ok, ci siamo. Quindi, ragazzi, non so questo video come uscirà. Oddio, sistemiamo un attimo le cuffie. E intanto mi dovete far sapere come mi sentite con l'audio, perché ho cambiato dispositivo, quindi non sta registrando il mio OnePlus, ma mi sta registrando. Ve lo faccio subito vedere e controlliamo anche se sta registrando, altrimenti mi frego l'audio. Ok, sta registrando, è un vecchio LG K10 di cui ho messo la foto negli ultimi giorni su Instagram, nei giorni precedenti. Quindi devo dire che al momento sta registrando l'audio, poi vedremo come ne uscirà. Ok,
Ok, quindi qui ho variato la cavetteria e gli accessori della mia Canon, ragazzi. Quindi ho messo tutto qua. Ok, vabbè, qualche penna, e forse qui posso metterci qua in basso l'alimentatore del mio computer. Eccolo qua. Sì, dai, ci sta pieno, anche perché io nello zaino non è che porta delle penne, però magari questi compartimenti posso utilizzare per altro. Quindi ci sta. Perfetto. Beh, devo dire veramente niente male, ragazzi, questo zaino è bello capiente. Adesso vediamo un'altra cosa, vediamo, perché con me viaggiano anche dei cacciavite. Dei cacciaviti, vediamo un pochino. No, non ci vanno. Allora me li devo fregare in questo modo. Ok. Qui sopra, cosa stavamo dicendo? Abbiamo la cavetteria e possiamo metterci anche tutti i vari alimentatori. Ok, perfetto. Ma guardate, raga, io devo dire che questa tasca superiore è veramente fatta molto molto bene. Ok, chiusa, mantiene tutto. Perfetto, qui abbiamo tutto il resto della cavetteria. E cosa possiamo inserire più? Abbiamo anche un power bank qui. Ok. Abbiamo anche un'altra tasca laterale che io sicuramente non utilizzerò, però devo un po' capire dove piazzare questo power bank. Allora, forse vado a variare qui dentro la tastiera e la metto nella tasca un pochino più alta. Ok, ci sta tutto. E magari lì in mezzo vado a mettere, non so se riuscite a vedere, vado a mettere il mio power bank, ragazzi. Allora, sì, dai, lo vado a piazzare lì, tanto non mi crea nessun tipo di fastidio. Perfetto. Abbiamo trovato anche lo spazio lì in fondo, vedete? Tra lo stabilizzatore e qua posso metterci tutti i miei cubi di Rubik con cui mi alleno. Perché lo sapete, avete visto anche sicuramente i miei video precedenti, e come i cubi di Rubik non devono mancare. Quindi andiamo nello zaino. Quindi vado a piazzare lì nella parte bassa. Perfetto. Quindi diciamo che, beh, uno zaino bello capiente e brava HP. Ragazzi, ho quasi inserito tutti i cubi, il 4x4 e il 5x5. Ok, perfetto. Ottimo, controlliamo se ci sta qualche altra cosina da mettere qui dentro. No, lo zaino è vuoto. Cavolo, ragazzi, questo si stava anche rompendo all'interno, questo zaino. No, non ci sta più nulla. Quest'altra cavetteria delle pendrive. Le pendrive, quelle sicuramente mi servono. Quindi le vado a prendere tutte e le metto all'interno della tasca. Dove abbiamo lo stabilizzatore, e questo qui possiamo già toglierlo di mezzo. Allora, vi alzo un attimino quest'altra inquadratura. Ok, allora, perfetto. Ok, allora, togliamo un attimo lo stabilizzatore e andiamo un attimino a metterci lì dentro le pendrive. Quindi lo stabilizzatore lo rimetto all'interno. Allora, ragazzi, sto facendo un po' di casino perché volevo sistemare questo zaino con voi. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta.
E adesso andiamo a mettere dentro tutte le pendrive, ragazzi. Quindi, ok, facciamo volare tutto. Pendrive con cui lavoro, e ne sono veramente tante. Però queste qui magari le metto in una posizione un po' più comoda, queste qui, e magari le metto qui in questa taschina superiore. Anzi, no raga, no. Allora, dimenticavo, qui abbiamo anche un'altra tasca, e qui vado a metterci proprio queste pendrive. Vedete, ho trovato anche lo spazio per loro senza troppi intoppi, ed ecco qua, le pendrive stanno al sicuro. Qui lateralmente posso metterci un'altra cosa, ok, qui lateralmente un altro cavo lavorativo che non deve mai mancare, e voilà. Allora, ovviamente questi cavi lavorativi non è che stanno sempre con me, anzi, quindi li porto con me solo quando devo, ovviamente. Quando più tengo sistemato, meglio è, raga. Allora, tanto vedete dalla seconda inquadratura quanto è bello sto zaino. Ok, HP Omen, quello che mi piace è questo logo qua in alto, ragazzi. Questo logo è una figata pazzesca. Allora, andiamo a posare nuovamente lo stabilizzatore, e voilà. Allora, power bank, mettiamo qui dentro, e diciamo che anche lui è a posto, ok. Quindi lo tengo sotto controllo, posso vedere lo stato della carica. Manca solo la fotocamera, che in questo momento sta registrando. Qui abbiamo il mouse. Ok raga, io direi che ho finito. Mettiamo qui la fotocamera con cui registro, magari cambiamo questo di questo, e voilà, perfetto. Chiudo lo zaino, e adesso dobbiamo vedere un po' lo spallaccio, come regolarlo, perché io con la misura sono un po', cerco sempre ad avere una misura che stia sempre bene sulle mie spalle. Quindi metto in questo modo, vado a regolare la misura, vediamo un po', magari non troppo stretta. Ok, andiamo a stringere questa qui. Quindi vediamo un po', ancora un altro po' dobbiamo farlo. Vediamo. Ok, io direi che ci siamo. Adesso andiamo a sistemare nuovamente lo spallaccio. Ok, vediamo un po', zaino chiuso, chiudiamo qui, e voilà. Vediamo un po' sulle spalle come sta. Oh, ragazzi, devo dire che è uno zaino veramente molto molto comodo, ci sta appieno, ok? Quindi sì, non dà nemmeno tanto fastidio. Magari devo stringere solo un po' gli spallacci per renderlo un pochino più aderente alla schiena, però devo dire, ragazzi, uno zaino veramente fatto molto molto bene. Allora, regoliamo solo un altro po' gli spallacci. E ragazzi, allora, io volevo portarvi un video dedicato, però magari ve lo porto. Volevo fare il cambio di questo zaino qui insieme a voi, e mi avete dato questa possibilità. Allora, ci tenevo a farlo questo cambio qui con voi. Andiamo a stringere anche quest'altro spallaccio, così vediamo un po'. Ok, un altro pochino questo qua, e ci siamo. E vediamo un po'
come mi sta. Facciamo un'ultima prova sulla spalla e voilà, vediamo. Ok, io sono pronto, vediamo. E voilà, raga, dai, ci sta. Abbiamo anche qui i gancetti per attaccarlo. Poi niente male, è anche molto molto aderente. Ok, spero che il microfono stia ancora funzionando, andiamo a controllare, vediamo un attimino. Si sta ancora registrando e speriamo che continui così. Allora raga, beh, ve lo faccio rivedere, sta veramente a pennello. Ok, quindi raga, uno zaino veramente fatto molto molto bene. Ritorno nell'inquadratura, ve lo faccio vedere da quest'altra parte. Quindi ragazzi, questo zaino, beh, magari vi trovo il link su qualche store, magari di HP oppure su Amazon, e ve lo lascio qua in basso in descrizione. E poi in descrizione potete trovare i link a tutti gli altri prodotti che ci stanno in questo zaino, come la fotocamera, computer, la tastiera, il mouse, insomma tutto quello che appartiene, che è di mia proprietà, lo potete trovare qua in basso in descrizione nei link che potete acquistare su Amazon. Allora ragazzi, io ho fatto questo video, lo volevo fare diverso dal solito, già lo sapete, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, se questo zaino vi è piaciuto, perché ragazzi, allora, beh, vedete, io ho dovuto per forza cambiarlo, perché questo qua veramente messo molto molto male, non ce la facevo più. Oggi è arrivato al limite, ho detto no, devo cambiarlo. Beh, buttiamolo qui. Ok, allora stavo dicendo, commentate, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, ditemi quello che volete, insomma ragazzi, parliamone insieme, così magari posso darvi anche qualche consiglio. Se questo video vi fosse piaciuto, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, che ragazzi abbiamo anche superato i 5.000 in questo video. E oltretutto, dopo esservi iscritti al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. E ragazzi, condividete anche questi video, perché aiutate veramente molto il canale. E noi ci vediamo anche su Instagram, quindi @MiticoSnake. Ok raga, la fotocamera è arrivata al limite, quindi vi stavo salutando, l'altra fotocamera si è spenta. Vi riprendo da quest'altra inquadratura. Beh, brutta la cosa. Vabbè, secondo me ha finito il tempo di registrazione. Vi stavo salutando, quindi ragazzi, vi ho detto già tutto quello che dovevo dirvi. Noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao.